Professor Belloccia, ecco la menta pizzicosa. Ora potrà guarire tutti i bambini malati. Tutti i bambini ammalati, Ma cosa significa questo? Che sono proprio un fetentone. Effendi, tutto bene? Fez, ma non eri in ferie? Oh, Effendi, a spiagge affollate preferisco serpenti e scorpioni. Ma Effendi, cosa voleva da te quest'uomo? Penso che adesso sarà lui a spiegarcelo, vero professore? Io non ho nulla da spiegare. Non faccia così, altrimenti dovrò lasciarle alla cura di Fez. Io faccio ottimi massaggi, sai? D'accordo, d'accordo, vi dirò tutto. Sentiamo. Lei non crederà a ciò che sto per dirle. Siamo solo in due a sapere dell'esistenza. Di cosa? L'infante d'oro, nel tempio sacro, sull'altopiano dello Yamunin. Vuole la leggenda che chi porti un pizzico di menta pizzicosa riceverà un pizzico del sapere universale. Effendi, io penso che quest'uomo fuma le molte radici. Chi è l'altra persona a conoscenza della leggenda? È una persona molto pericolosa. Salve, signor Jeans. Permette che mi presenta io? Sono la signorina Rottweiler. Loro invece essere il mio piccolo esercito di uomini spietati armati fino ai denti, ya? Finite presentazioni, veniamo ad affari. Prego, dare gentilmente me sacchetto con preziosa menta pizzicosa. Ne vogliamo parlare? Spiacente, signor Jean, si avere brutto difetto, do sapere contrattare, ya? Voi è che mi prendiate quei due fretenti, ya? Un pezzo alla volta! Ecco il sacchetto con la nostra menta preziosa pizzicosa! Ti spunta un fiore in bocca. Mamma mia! Fuggi, fuggi, fuggi! Effendi! Fez, tieni duro, ti aumenta lo stipendio! Ma, Effendi, non mi paghi da 3 mesi! Se vince lei, se vince la tedesca, il mondo cadrà, andrà tutto in malora, il mare vincerà! Tieni in mano, tieni in mano! Effendi, l'unica cosa che volete tenere in mano è questo ramo! Ma non ci riesco! Precipito, precipito! Tieni in mano, tieni in mano! Effendi, io questo nei tuoi diari non lo scriverei! Hey!
salvata ancora una volta. Me la sarei cavata anche da sola. Bando alle ciance, parliamo d'affari. Sono un uomo d'azione, niente chiacchiere. Sara, ti abbiamo coinvolto perché dopo il tradimento di Belloc eravamo senza indizi su come arrivare al tempio del bambino d'oro. Tuo padre ha studiato la leggenda e possedeva una mappa che un monaco scalzo errante postulante anacoreta gli aveva tramandato oralmente. Ma come? Questo straccio? L'ho sempre usato come imbottitura! Ah, finalmente la mappa di Re Salamone! Sì, ma se ti do questa mappa, io cosa ci guadagno? Sara, ma come sei venale? Siamo in ricerca del sapere universale. Va bene, allora mi accontenterò del 75% delle tue scoperte. Facciamo il 65. Il 55? 40. Ma ti rendi conto che ci stai rimettendo? Effendi, silenzio, ti conviene? E anche a me? Ok, aggiudicato. Adesso quei maledetti hanno la nostra mappa, solo loro sanno come raggiungere le miniere di Re Salamone. Col diario di Belloccio non andiamo da nessuna parte. Ah, ma non preoccuparti per quella mappa. Ne conservo una copia sempre qui. Siamo di nuovo in ballo. Mr. Twyler, Mr. Twyler. Chi è? Yeah. Ho recuperato la mappa. Ah, bravo cane fedele! Ti premierò facendoti entrare nelle porte di Rubalaula. Thank you.
Ehi voi, guardate là! Dankeschön! Andiamo, entriamo nelle miniere di Re Salamone. Dobbiamo raggiungerli prima che trovino l'accesso al regno sotterraneo. Allarma! 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 Presto, entriamo nella miniera. Finalmente, il tempio dell'Infante d'Oro! Finalmente, Effendi! Non ho più piedi da consumare! Fermo tu! Tu brutta strega! Rivelami il segreto della sapienza universale! Ho portato la merda pizzicosa! Blasfema profanatrice! Non otterrai questa saggezza con la violenza! Io avrei fatto solo una domanda! Questa è stata violenza! Il bambino piange! Va bene! Chiederò al bambino quello che vuoi sapere! Il vero segreto è qui. Sacerdotessa, sacerdotessa, quanti passi devo fare per ottenere il tuo segreto? Siete venuti con buoni propositi. A voi rivelerò il segreto. Il bambino d'oro da 2000 anni non faceva il suo ruttino e grazie alla menta pizzicosa finalmente è riuscito nel suo intento. Questa è la saggezza universale. Pensare sempre alla salute. Sempre.
chiuderemo l'accesso del nostro regno, sperando che nessuno ci trovi per i prossimi 2000 anni. Ma sacerdotessa, il mondo ha bisogno del vostro sapere, della vostra conoscenza. Ci penserete voi. Andate e pensate alla salute. Senti, e adesso? Mettiamo in terrore lo stipendio se facciamo in fretta. Ma, Effendi, ma come ti devo dire che... Bene, cari amici, ora che abbiamo questa grande saggezza che ci accompagna, come vogliamo guadagnarci qualcosa? Sapete, io ho un bar, una clientela che mi aspetta, e quei guadagni che mi avevi promesso? Fez, ti ricordi com'è Medina? Sì, cioè quando mi dicesti... Gambe spalle e cammina! Fermatevi! Tieni duro, ti aumenta lo stipendio!